Questa intervista clamorosa di Giorgetti, no? Che diciamo ha tratto degli elementi da appunto chi votare, non votare, insomma, ha sparigliato un po' tutto. E in quella intervista a un certo punto Giorgetti dice anche: a gennaio Draghi non sarà più coperto dai partiti e quindi liberi tutti. E le differenze, diciamo così, adesso Malpezzi non mi ha risposto di fatto sul reddito di cittadinanza, Conte che dice dovete passare sul mio corpo, non si cambia nulla, perché naturalmente ognuno fa il suo mestiere, io faccio le domande, lei risponde come ma può. Io rispondo, no, io sì, rispondo. Sì. Però mi insomma, Capone, il dato è questo, penso... ci sono dei punti che sono divisivi, magicamente sono stati messi sotto il tappeto perché c'è un'emergenza e quindi Draghi li ha messi tutti seduti lì, gli ha detto buoni, adesso si fa come dico io, però l'impressione è che siamo pronti per riprendere, diciamo così, il gioco della politica. È evidente che dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, diciamo, i partiti si metteranno, come dire, blocchi di partenza della campagna elettorale che sarà l'anno successivo, ma in parte l'avevamo visto anche con il governo Monti, sebbene, diciamo, le circostanze siano completamente diverse, come, diciamo, il secondo anno sia stato diverso dal primo, diciamo, dove i partiti hanno iniziato a prendere le distanze dal governo, ognuno a rimare, ad andare nella propria direzione. In un certo senso è il passo del gambero, diciamo. No? Allora, il PD e i 5 Stelle, sto con te, però non sto con te lì. Il centrodestra, Salvini, Meloni, sto con te, però neanche troppo. Diciamo, la cosa che preoccupa un po' è che, diciamo, vediamo quasi con simpatia queste cose adesso che c'è il governo Draghi e sembra, diciamo, c'è la sensazione che alla fine è Draghi con, diciamo, i suoi ministri, i collaboratori più stretti che si occupa delle cose serie e gli altri bisticciano, fanno la campagna elettorale delle amministrative, eccetera, eccetera. Però in realtà il problema è serio perché, come dire, una democrazia ci si aspetta che, certo, nelle prossime elezioni debbano essere, certo, i partiti e delle coalizioni, certo, a governare, che non ci sia sempre un tutore, diciamo, no, come dire, il supplente a tenere in ordine la classe. E riguarda, diciamo, sebbene il centro-destra sia molto più in difficoltà le amministrative, un problema che riguarda anche il centro-sinistra, che forse i sondaggi l'hanno avvantaggiato, ma questa alleanza con il Movimento 5 Stelle fa veramente difficoltà da ormai 2 anni a cimentarsi nelle urne. Al momento nei posti in cui sono stati alleati, nei regionali, come prima in Umbria, in Liguria e adesso anche in Calabria, sono andate molto male le cose. E in città importanti, diciamo, o si alleano dove i 5 Stelle sono completamente influenti, come Milano e Bologna, oppure in città dove c'è una competizione importante come Torino e Roma, corrono divisi e, diciamo, senza alcuna prospettiva, come dire, neppure al ballottaggio. Quindi c'è un problema politico che poi riguarda il centrodestra anche dall'altro fronte. Certo. Quando uno come Giorgetti, che è il capo delegazione, certo, della Lega, dice a Roma in pratica votiamo Calenda piuttosto che il nostro, che, diciamo, non ha alcuna speranza di vincere, diciamo, vuol dire che la situazione è abbastanza seria in entrambi gli schieramenti. E, diciamo, più che all'interno della Lega, diciamo. All'interno della Lega e degli schieramenti. All'interno della Lega c'è appunto anche la competizione che ormai è interna, ma c'è un'esplosione della Lega perché c'è anche la pressione di Fratelli d'Italia, certo, dall'esterno, diciamo, del governo, certo, sulla Lega, che fa esplodere le contraddizioni. E quindi la Lega è lacerata da questa doppia tensione, un lato di appoggiare, diciamo, l'agenda Draghi e l'altro di cercare di coprirsi dalla concorrenza di Fratelli, certo, d'Italia. E questa competizione, che nel centrodestra si è sempre detto che faceva bene, faceva raccogliere consensi, chi ha un voto in più comanda, in questa funzionava quando, diciamo, le gerarchie erano ben definite, no? C'era Berlusconi, o poi c'era Salvini al 30 e gli altri in basso. Quando le forze sono molto vicine è deleterio, diciamo, certo. Rizzetto, veniamo anche al salario minimo, no? Perché